Buongiorno a tutti elettronauti, come vedete oggi siamo in Piazza Carrara con Bonaldi per la presentazione al pubblico di Audi Q4 e-tron. Ovviamente non potevo non cogliere l'occasione di parlarvene, quindi cominciamo. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. La tecnologia presente su questa nuova Audi è la stessa che potete trovare su Skoda Enyaq e Volkswagen ID4, perché è sviluppata sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen. Ma la Q4 e-tron si differenzia molto per estetica e per interni. Ma andiamo con ordine. Q4 e-tron è lunga 458 cm, larga 186, alta 163 e con un passo di 276 cm. Il bagagliaio è di 520 litri e con i sedili abbassati riusciamo a raggiungere quasi 1500. Il suo peso varia in base al taglio di batteria, va da 1985 a 2200 kg. È alta da terra 18 cm ed ha un coefficiente di penetrazione dell'aria di 0,26, che non è affatto male per un SUV. Sicuramente il design muscoloso e filante di questa Q4 giova anche all'autonomia, ma prima di parlare di quello vediamo esternamente come appare l'ultima fatica della casa tedesca. Come dicevo, questa variante è costruita sulla piattaforma MEB, è molto particolare. Davanti troviamo una griglia chiusa che occupa la maggior parte della superficie e racchiude al suo interno il classico ed intramontabile logo Audi e la targa che viene alzata da terra posta al centro del muso. Sui lati, nella parte frontale, troviamo leggermente inclinati verso il centro i nuovi gruppi ottici LED a matrice attiva. Poco più in basso poi le aperture classiche per convogliare il flusso d'aria verso le ruote e l'impianto frenante e ancora lungo tutto il muso nella parte inferiore troviamo un'apertura coadiuvante al raffreddamento di tutta la meccanica a motore. Ai lati troviamo i passaruote in plastica a contrasto collegati da una linea che collega i due portelloni sulle maniglie e da una poco più in basso inclinata verso l'alto che accompagna le minigonne del SUV della casa tedesca. Le ruote anteriori e posteriori sono posizionate agli estremi, il che le conferisce un aspetto robusto e deciso e garantisce un buono spazio nell'abitacolo per i suoi occupanti. Queste linee aerodinamiche filanti ed il profilo leggermente spiovente del tetto si collegano al posteriore, che presenta un alettone incluso nel portellone e nel modesto lunotto inclinato, che garantisce comunque una buona visibilità. Questi incavi aerodinamici ai lati della vettura poi si uniscono in un pannello al centro, ancora dove spicca il logo Audi, e poco più in basso una linea luminosa collega tutto il gruppo ottico rigorosamente a LED. Infine il logo e-tron centrale chiude il bel design di questo SUV. Non mi sono soffermato molto sui cerchi, ma Q4 può montare sia i 19 che i 20 e li trovate in diverse versioni. I miei preferiti sono certamente quelli aerodinamici con inserti a specchio simili a quelli che monta Porsche Taycan. Audi si è sforzata veramente tanto di dare a questa vettura un'aerodinamica tale da impattare il meno possibile con l'aria, anche se si tratta comunque di un SUV dalle dimensioni importanti e ben alto da terra. Per mantenere una lunga autonomia, Audi ha deciso di inserire lungo tutto il pianale due tagli di batterie agli ioni di litio, una da 55 kWh per un'autonomia dichiarata di 336 km e una più grande da 77 kWh che le consentirà di percorrere fino a 520 km in ciclo WLTP. Come ribadito spesso, ragazzi, prendete con le pinze questi dati, aspettate il mio video dedicato dove testerò questa elettrica su strada e vi riporterò esattamente i consumi nei vari tratti di salita, discesa, urbano, extraurbano e autostrada. Tutto questo insomma per dirvi che se non lo avete già fatto mi farebbe molto piacere vi iscriveste al canale, solo così potrò crescere su YouTube e potrò portarvi sempre a più eventi di questo tipo. E a questo proposito devo ringraziare i miei amici di Envel Italia, un'associazione non a scopo di lucro che vi invito a seguire e perché no, magari anche ad associarvi. E ritorniamo a parlare di lei, questa volta però approfondiamo le specifiche dei motori. Q4 e-tron sarà lanciata in due versioni, la 35 e la 40. Entrambi i modelli avranno un unico motore che aziona le ruote posteriori e sviluppano, rispettivamente, 170 e 204 cavalli per circa 310 Nm di coppia. La versione 35 monta la batteria standard range, mentre la 40 quella più grande. L'accelerazione in queste due versioni non è brillantissima, circa 9 secondi per entrambe, ed è per questo che Audi ha previsto anche una versione più potente a trazione integrale, la e-tron 50 4, capace di sprigionare circa 300 cavalli.
I suoi 460 Nm di coppia vi porteranno a 100 km orari in circa 6 secondi, limitata a 180 km orari, la versione 4 avrà un'autonomia di circa 490 km. Ah, dimenticavo, le versioni di un solo motore sono limitate a 160 km orari di velocità massima. Una scelta fatta per esaltarne la sicurezza? Non ne sono convinto, forse un motore più potente sarebbe stato più gradito dai clienti Audi, ma ora basta parlare di dati, vediamo gli interni e scopriamone insieme la tecnologia. Siamo accolti da questi sedili sportivi in pelle classici Audi con cuciture a contrasto, riscaldabili e rinfrescabili ed in alcune versioni anche massaggianti, perché Audi ama coccolare i suoi clienti e anche più esigenti e amanti della tecnologia si troveranno coccolati anche dal nuovo volante a doppio taglio con comandi touch e dal nuovo moderno cockpit digitale da 10,25 o 11,6 pollici. Non mancano poi i comandi vocali, la connessione tramite app via smartphone e neanche le DAP display in realtà aumentata che proietterà le informazioni direttamente sul parabrezza. Troviamo poi centralmente, orientato verso il conducente, il display relativo all'infotainment, tramite il quale sarà possibile effettuare modifiche sui settings dell'auto, impostare la navigazione e tanto tanto altro. Ma la cosa che salta sicuramente più all'occhio è questa nuova conformazione del tunnel centrale, che lascia parecchia libertà centralmente, mentre davanti, sotto il computer di bordo, si estende a penisola ed alloggia il selettore della trasmissione, la rotella capacitiva per la regolazione del volume, il tasto di accensione, le quattro frecce e i pulsanti per la limitazione del controllo di stabilità e la selezione del programma di guida, il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi Drive Select. Sotto a tutto troviamo un grande spazio per la ricarica wireless dei telefoni, le classiche USB, un pratico portabicchieri e per finire il comodo bracciolo che nasconde un vano molto profondo. La qualità dei materiali è eccellente ed anche lo spazio interno è uno dei punti a favore di quest'auto. La panca posteriore poi può ospitare tre persone abbastanza comodamente, come vedete infatti una persona di altezza superiore alla norma trova spazio sia per la testa che per le gambe. Oggi non vi parlerò di ADAS e di sicurezza e neanche di come si guida perché purtroppo non siamo riusciti a provarla a fondo. Rimanete connessi quindi per un aggiornamento ed una prova su strada. Quasi dimenticavo di parlarvi della ricarica. Audi Q4 e-tron è dotata di una porta CCS2 combo, standard ormai largamente accettato in tutta Europa per la ricarica veloce, che potrà supportare fino a 125 kW di potenza massima. Per la ricarica casalinga troviamo la classica Type 2, che potrà arrivare fino a potenza di 11 kW in trifase. Concludiamo il nostro video come al solito con i prezzi. Inutile dirvi che esistono decine di diverse combinazioni di optional, ma sappiate che la versione base con batteria da 55 kWh parte da 45.700 euro e per la versione con la batteria più grande siamo attorno ai 51.000. Se poi volete spingervi fino al massimo delle prestazioni dovrete spendere circa 62.000 per la versione a trazione integrale. Non sono pochi, siamo ancora lontani dal tanto agognato equilibrio tra motore termico e benzina, questo è chiaro. Come sempre, per tutte le innovazioni ci vorrà tempo prima che la tecnologia diventi abbordabile per tutti. Nel frattempo però fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questa Audi Q4 e-tron lasciando un commento e noi ci rivediamo come sempre ogni martedì e venerdì con un nuovo video e la domenica con un video delle news elettriche della settimana. A presto, ciao elettronauti!